Ci troviamo a Messina tra la fine del 300 e l'inizio dell'umanesimo, in un'epoca in cui inizia a svilupparsi una società mercantile. Ci troviamo infatti a casa di tre giovani mercanti, fratelli di Elisabetta, una giovane e bella ragazza a cui non era però ancora stato trovato il marito. Con loro vive anche un giovane commesso pisano di nome Lorenzo. Il giovane, a causa della sua bellezza e dei suoi riccioli biondi, attraeva molte donne in paese e con il tempo attrasse anche la giovane Elisabetta. Venuta a conoscenza di questo amore della ragazza, anche lui decide di dedicarsi esclusivamente all'amore per lei e di lasciare perdere tutte le altre donne. Una notte però Elisabetta viene sorpresa dal fratello maggiore mentre si dirigeva in punta di piedi in camera dell'amato. Dopo una notte di riflessione, il fratello decide di non parlarne con la ragazza, ma di confidarsi solamente con gli altri due fratelli, i quali, dopo una discussione, decidono che la soluzione migliore per preservare i loro affari è quella di uccidere Lorenzo, in modo tale che nella città non si venisse a conoscenza di questa vicenda. E così un giorno, appena si presentò l'occasione giusta, i tre fratelli invitano Lorenzo a passare una giornata in loro compagnia fuori della città. Appena giungono in un luogo isolato, i tre uccidono Lorenzo. Nei giorni successivi Elisabetta si tormenta e si chiede perché Lorenzo non sia ancora tornato a casa e così ben presto lo domanda ai suoi tre fratelli, i quali però rispondono di non chiedere più e di non fare più domande, su Lorenzo, perché era fuori a causa di una commissione. Alcuni giorni dopo essersi tormentata per molti giorni, Elisabetta sogna Lorenzo, che, le rivela l'intera vicenda e il luogo in cui era stato sepolto. Così la mattina seguente Elisabetta parte in compagnia della sua vecchia tata e si dirige nel luogo che le era stato indicato da Lorenzo. Arrivata sul posto, Elisabetta scansa le foglie secche e inizia a scavare nel posto in cui la terra sembrava meno compatta. Trova così il cadavere del suo amato e decide di tagliargli la testa, non potendolo portare tutto con sé. Le due donne ripartono e la testa di Lorenzo viene avvolta in un asciugamano che viene poi portato dalla tata. Arrivate a casa, Elisabetta pone la testa di Lorenzo all'interno di un vaso, nel quale pianta poi del basilico e dopo numerosi giorni di cure, durante il quale il vaso viene annaffiato dalle lacrime di Elisabetta e da un'acqua profumata di rose o d'arancia, il basilico diventerà molto appariscente, ma le abitudini di Elisabetta vengono notate da alcuni vicini che le rivelano poi ai tre fratelli. Così i tre iniziano a sospettare del vaso e lo sottraggono alla sorella. Dopo alcuni giorni di disperazione, Elisabetta va dai tre fratelli a chiedere del vaso e così i tre fratelli, non capendo l'interesse di Elisabetta verso quel vaso, decidono di scoprire qualcosa e rovesciano quindi il vaso all'interno del quale notano la testa di Lorenzo, poiché non si era ancora decomposta ed erano ancora riconoscibili i suoi riccioli biondi. Decidono così che la soluzione migliore era quella di lasciare Messina e di partire per Napoli e lasciano la sorella Elisabetta nella loro casa a morire per la disperazione.